Paso, centro golf club di Lugano, uno dei centri del golf più importanti e più storici del Ticino, fondato nel 1929 nel cuore del Ticino, sicuramente meta indispensabile per gli amatori del golf e per i professionisti del golf e per chi ama la natura, sicuramente uno dei posti da visitare qui in Ticino. Oggi siamo con Emilio Dell'Anzo. Ciao. Giocatore professionista di golf dal 2009. È membro del IPD Tour tedesco. Detto. Ok Emilio, come è iniziata la tua avventura in questo sport? Ho iniziato da piccolino perché mio padre è professionista, sempre lavorato nei campi da golf, quindi diciamo da piccolino a 3 anni mi portava già a tirare qualche pallina in pratica. Ho iniziato seriamente quando avevo circa 10 anni, quando abitavo in Sardegna. E da lì questa passione è cresciuta, ho iniziato a girare, fare un po' di gare e nel 2009 ho deciso di passare professionista, fare la scuola al PGA, che lì ci addestrano non solo a giocare ma anche a gestire i campi da golf, a insegnare a giocare a golf, mi piace molto e da un anno sto anche giocando sul, come detto prima, sull'EPD Tour, che è un tour tedesco, quindi la maggior parte delle gare sono lì, anche se ovviamente in inverno le prime gare della stagione si va in Marocco e Turchia a farle. Quest'anno ho fatto un mese in Marocco, mi sono divertito un sacco. Ma questo è il bello del golf, che quando vai anche a fare le gare conosci un sacco di gente, ti diverti. Quindi sì, sono tra virgolette dei rivali in campo, però. Ma quello che si vede che c'è sempre un po' gente di una certa età, non è più così. No, diciamo, anzi, sulle PD è un tour più per di esperienza. Quindi sono molti ragazzi giovani, in media direi avranno 24-25 anni, ce n'è qualcuno che ha 35, che neanche 40, però sono pochi, no? sono tutti giovani, stanno avendo sempre dei buoni atleti. Questo è dovuto appunto a quello che hai detto, buoni atleti, perché è cambiato qualcosa. È cambiato da, diciamo, qualche anno fa è uscito fuori Tiger Woods, che ha rivoluzionato un po' il golf, e lui giocava molto di fisico, lui si vede proprio un ottimo atleta, si allena 2 ore al giorno in palestra. Sì, è cambiato tutto il gioco. La tua giornata tipo, raccontaci un po' della tua giornata, un po' di allenamento, ma la parte sia in campo che anche in palestra. Sì, esatto, parte al golf, faccio in genere 7 ore al giorno circa, quindi vengo qua, faccio un po' di gioco corto, un po' di patto, un po' sempre in campo, perché la cosa importante è sapere come fa il risultato, e poi giustamente come hai detto vado in palestra, faccio 3 giorni alla settimana vado in palestra, un giorno lavoro sulla forza esplosiva, un giorno sulla stabilità, un giorno faccio il corso di TRX, che è un attrezzo dove corpo libero, un ottimo attrezzo, e poi altri giorni vado a correre, faccio molto bene il percorso di vita. Bene. Oggi siamo qui a Magliaso, è uno dei campi che preferisci per l'allenamento, ci sono altri campi in Ticino oppure nella nostra vicina Italia dove ti alleni? Sì, no, comunque mi piace qua il mio campo, mi vengo spesso, però mi piace molto andare anche all'Osone ogni tanto, che hanno delle ottime strutture per allenare il gioco corto, e poi ci sono degli ottimi giocatori lì, è bello anche andare a allenarsi con altri. Sono sempre giovani? Sempre giovani, sì, sempre giovani, hanno la mia età, 20 anni. E anche in Italia, sì, alle Robigne, pure a Monticello, che è qua vicino. Dove c'è dei campi dove puoi allenarti e giocare. Sì, dei campi. Stagione quasi alla fine, stagione settembre, quasi finita, sì. Prossima gara che hai in programma? Prossima gara è tra 2 settimane. Dicevo a Monaco, quindi ci stiamo preparando per quella e basta, poi ce n'è qualcuna, ci sono altri 2 o 3 gare, basta. Quindi l'inverno lo passi, praticamente è una preparazione per, esatto, per l'inizio, esatto, che poi sarà marzo. Prossimo inverno io sto sperando sinceramente di andare, vorrei andare in America per 4 mesi, magari da gennaio, per 4 mesi allenarmi lì, qualche amico, andrei a vivere a allenarmi con loro. Quindi è una bella esperienza. Bella esperienza, mi alleno seriamente, poi torno qua e la stagione. Tanto in forma, esatto, per l'allenamento. Esatto. Io ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie a te. Ti auguro un buon proseguimento per la tua carriera. Grazie mille. Ciao.